Ciao a tutti! Oggi io e Davide siamo venuti a Suna, che è frazione di Verbania, sul Lago Maggiore, per esplorare questo edificio che si chiama Villa Mater e era una clinica ostetrica costruita nei primi anni 50 e ormai abbandonata da quasi 40 anni. E adesso la vedremo tutta assieme. Oh yeah! Oh, questo stava rampeggiando. Come ho detto, la clinica è stata costruita nei primi anni 50 per ospitare una clinica ostetrica e l'edificio si basa su 5 piani e un seminterrato con attorno un giardino di 3026 metri quadrati. Belle ste scritte. Comunque, lì si vede il panorama del lago all'esterno. Questa clinica era molto frequentata negli anni 50 e anche negli anni 60. Oh, di qui ci sono delle scale che salgono, ma prima vediamo il resto. Questo probabilmente era un ingresso ormai crollato, perché qui siamo al piano terra, ma vediamo tutta la clinica com'è. Questa era la stanza dove eravamo adesso. E continuiamo il giro. Noi siamo entrati da qua dietro, da questa porticina che è davanti all'ascensore ormai non più funzionante, ma visto che ci sono le scale le sfrutteremo. Ah, ma di qua non si va avanti, c'è questa porta. Ah, ecco, porta aperta. Oh, ma qui c'è solo una cucina. Comunque stavo dicendo che questa clinica era appunto molto frequentata negli anni... Cosa messa era sta roba? Strumenti da lavoro. Tra gli anni 50 e 60. E il direttore era Ettore Minella, che diventò noto perché effettuava parti sotto ipnosi. E con questo sistema le partorienti non sentivano alcun dolore e le perdite di sangue erano ridotte di un terzo rispetto al normale. Qui tanti farmaci, premarin, estrogeni. Wow, ma qui con ancora dentro le pillole. Sì, anche qui c'è Colpro. Non si capisce cos'è, sono ancora buone. Oddio, sono ancora buone dopo chissà quanto che sono qua. Non... Isidrex H, ma documenti buttati in giro. Ma cerchiamo, perché qui c'è ancora tanto, però dobbiamo trovare una porta per entrare. Allora, comunque purtroppo sulle pazienti, queste sono tutte scatole di farmaci. Tutti farmaci per terra. Anche se facevano bene con l'ipnosi, perdite di sangue diminuite, dolore zero, però sulle pazienti, talvolta anche sui neonati, venivano usati farmaci sedativi, tra cui il più usato era lo sciroppo Sedorina, che era un mix di bromuro e barbiturici, e che poi è stato ritirato dal mercato per decreto ministeriale il 21 ottobre dell'89. Ah, di qui? Oh, quello che resta, cos'è? Una sala parto? Questo è il letto per partorire. Comunque poi la clinica venne chiusa tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 e da allora è in stato di abbandono. Alcune parti sono crollate, altre sono state demolite e il parco si è trasformato in una foresta ormai. A novembre del 2018 l'edificio è stato messo all'asta per un prezzo base di 1.950.000 euro. E un mese dopo lo stabile è stato comprato ed è previsto il recupero come residenza oppure come albergo. Ancora non è dato a sapere. Comunque di qua non si va avanti. Non si va avanti, dobbiamo uscire e trovare un altro ingresso perché qui... No, a parte che ci sono le scale per andare sopra, quindi mi sa che ci conviene andare di sopra, perché di qua non si va agli altri locali del piano terra.
E faccio qualche foto e saliamo. Oh yeah. Ed eccoci alla scala. Notare la ringhiera tutta di ferro battuto, che bella, che lavoro che c'è. Che lavorone. E di qui si sale al primo piano. Qui è appazzato Super Chuck che ruba i poveri per dare ai ricchi. Vabbè. Un bagnetto. Qui è dove c'è l'ascensore. Ah, e di qua si va avanti. Ah, sì. Però ormai non resta più mica tanto. Che cos'è, un'altra cucina? Sì. Un'altra cucina con tanto di padelle, stufa, forno. E questa è roba antica. Questa è roba d'epoca. Ah sì, una bella stufa lì. Cavolo. Sì, questa era un'altra cucina. Vabbè. Allora, vediamo di qua. Qui è la scala da dove siamo saliti. Allora ci sono queste parti da vedere. Certo che anche qui. Wow! Davantino con dentro uno scolapasta. Ma la forma del lavandino così tutto fatto in muratura, un po' strano. Di fronte c'è un bagnetto. Nulla di speciale. Oh, queste erano camere, stanze di degenza. Queste erano proprio stanze dove dormivano le pazienti. E di qua? Quella per i bambini, sì, va, che lettino in miniatura. Sì. Wow. Invece, passando dalla finestra, si vede il panorama sul lago, anche se ci sono davanti tutti i rovi. Comunque, continuando il giro, se quelle erano stanze di degenza, probabilmente anche di qua c'è qualcos'altro del genere. Sempre se la porta si apre. Sì. E invece no, qui non era una stanza di degenza, ma probabilmente era una stanza dove c'è venuto qualcuno a dormire recentemente. Spazzatura, spazzatura, spazzatura. E di fuori bellissimo il lago. Dicevi? Forse lo usavano come palestra, ma perché hanno messo un... Questo perché è imbottito, in effetti il pavimento è gommoso. Sì, probabile, visto che la ginnastica preparto e quelle cose lì. Qua c'erano tante cose attaccate, magari c'era qualche... Sì, possibile, sì, sì. Per posizioni, prepararsi. Sì, o magari qua, vedi, anche là sopra tutto appeso, no? Magari c'erano anche dei cavi, qualcosa per appendersi, le spalliere, qualcosa per fare esercizi, qualche attrezzo semplice. Però sì, probabilmente questa era la palestra, perché è proprio imbottito il pavimento. Però
Pensavo che fosse più grosso. Vabbè, io lascio, magari lascio il computer qua. Che ne dici? In una di queste stanze. Vediamo, in quella del bambino o in quella della mamma? Magari in quella della mamma. Dai, allora lo lascio qua, visto che c'è anche il banco, lo sfrutto e piazzo qua il computer. Oh yeah. Ecco piazzato il computer con microfono e videocamera infrarossi che riprende in questa stanza. E adesso noi saliamo, ma cosa hai trovato? Qualche documento? Documento, sì. Istituzioni per i bambini sotto 3 anni, visita medica ed esami di controllo. Non compilato, l'ufficiale no, sanitario, sì. Documento generico. Documento che lasciavano... No, meglio, anche perché se fossero nomi non potremmo farlo vedere. No. È una carta prestampata dove scrivevano sugli spazi dove c'era la riga nera. I vari esami e... bacillo, difterio, stafilococco patogeno. Vabbè. Vaccinazioni. Data? Non c'è una data. No, no, è l'ufficio di igiene sanitario. Lì era da mettere su al momento. Sì. E allora non era di qua, ma era di qua che ci sono le scale per salire al piano di sopra. Qui eravamo al primo piano e quindi si va al secondo. Però cavolo, la struttura è tenuta bene. Non è tutto un marcione come mi aspettavo, come in altri posti. A parte i vandali che hanno fatto scritte e disegni abbastanza espliciti e hanno lasciato queste ghigliottine penzolanti così. Però per esempio i bagni, i servizi sono ancora tutti interi. E quindi facciamo il giro anche di qua. Vediamo. Altro bagno, come al piano di sotto. Sì, ma qui, ecco. Tutte queste scritte, che senso hanno? Di qui. Un bagnetto, non si capisce bene la disposizione però rispetto, niente, una stanza vuota, non si capisce bene la disposizione perché in tutte le altre cliniche bene o male le stanze sono tutte uguali ai vari piani, qui invece da una parte c'è una cucina, dall'altra una camera, non sono... Beh, qui c'è un bagno. Sarà una camera. Infatti. Oh, qui camera doppia per due bambini. Poi boh, ci sono dentro due lettini. Magari ce n'erano anche di più quando la clinica era in uso. Di qui altre camere. No, cosa speravi che ci fosse la corrente, no, ancora? No. Sono ancora. Poi questo qui doveva essere mica l'allarme. Sì, ci doveva essere un pulsantino in fianco al letto. Sì, ma i bambini cosa ne capivano? Dei neonati cosa ne capivano? Penso che poi c'era il letto anche della madre. Ah, dice, possibile, sì. Due di qua, due di là. Sì. Se vedi quel pulsante, sì. Beh, il film. Sì. Il film che rimane, però. Sì. Era il pulsante questo, sì. Urta questo. Oh, mi viene da ruttare. Questa è la pancia vuota. Qua non so. Sarà un'altra camera. Non si riesce a entrare. Si entra. Beh. Documenti, giornali, tutto sbattuto giù, coperte, lenzuola. La scuola aumenta la stitichezza. Ma che articoli sono? La scuola aumenta la stitichezza? Cosa ne dice lei?
l'uomo della strada. Bisogna vedere in che anni è stato fatto. Beh, vediamo la data. Sembra roba anni 80-70 da come è fatto, la stampa, gente. 76. 76. Sì. Gente 76. 76. Con 80. Adriano Panatta. In regalo il poster di Panatta. E sì, in quegli anni lì erano gli anni che l'Italia competeva per la Coppa Davis. Sì. A tennis, che c'era Panatta che era gran pestone. Beh, in effetti era un gran pestone. A fare il suo lavoro era bravo. Questo era un bagno? Esatto, sì. Come quello del piano di sopra, uguale, proprio fotocopia. Soltanto qui l'ascenditore. Ah, è proprio fermo questo piano. Sì. Va, questo era per le barelle con i sedili per i portantini. O magari per chi magari non aveva. Sì, magari aveva problemi. Portata 630 kg, persone 8. Io non oso entrare perché magari viene giù tutto, non mi fido. Lasciamolo qua, richiudiamo. E entriamo di qua. Che di sotto c'era una cucina qui in fondo. Qui? Cos'era, una lavatrice? Un'incubatrice forse? Trasparente sopra dove mettevano i bambini. Ci deve essere un'apertura e di qui si dovrebbe aprire, si dovrebbe scorrere. E sì, questa era un'incubatrice, sì, per i bambini. Sì. Wow! Per tenerlo a caldo. Roba tedesca. Sì. Bestimmunder. Cacchio, cancellato, non si legge. Con tutte le varie temperature. Riscaldato, la ventola di qua. Sì, ma... proprio d'epoca anche questa, che roba. Sì, roba veramente. Essersi è proprio. Che cosa? Vedi qui, anche qui va, qualcuno si è fatto il letto. Proprio una cosa misa con i giornali per terra. Isolamento termico. Un lenzuolo e due cuscini trovati in giro. Poveri chi dorme, chi è costretto a dormire così. E se quel bambino che dormiva lì, mi sa che dormiva un po'. Era aveva problemi di schiena. La schiena ortopedica, che ha chiesto l'asse di legno. Almeno i chiodi li hanno tirati via. Sì, quello sì. Vediamo di qua. Di qua probabilmente erano tutte camerette queste. Sì, qui sì. Ma qui ormai spazzatura pure andata a fuoco, roba bruciata. Ah, qui era proprio un bagno per un bagno e basta. Penso, sì, per... il bagno con la vasca a seduta. Sì, con... poi cos'ha questa luce? Ah, avevo sbagliato interruttore io. Infatti. Quindi anche qui abbiamo visto tutto, anche questo piano. Sì. Ah, e allora qualche foto? Qui anche qui in corridoio, anche al piano di sotto, e al piano di sotto c'era un lavandino così in mezzo al corridoio. Ma... e allora qualche foto e andiamo di sopra. Oh yeah. Fatte le foto al secondo piano. Terzo, quarto, sì, saliamo. In teoria, appunto, dovrebbero essere 5 piani più il seminterrato. Però io ne vedo solo 4 di piani. Ah, beh, 5 piani perché c'è il piano terra, è vero. Borse dell'acqua calda. E allora ricominciamo il giro di qua. Qui sarà probabilmente un altro bagno. No, invece questa era una camera. E qui c'è puzza di muffa, infatti c'è il soffitto che sta marcendo. Tanta muffa. Fastidiosa. Altro bagno. Sì, queste dovevano essere camere... camere ormai vuote, distrutte. Sì, tutto in fase
Sì, qui no, era su... disintegrazione. Sì, qui sta iniziando, infatti anche il piano di sopra sarà da camminare con molta cautela. Queste erano tutte camere qui in fondo. Erano tutte camere di residenza, però cavolo, di qui sì, il pavimento però regge. Di qui si va avanti e c'è il panorama del lago. Che bello. Bellissimo. In pratica chi dormiva qua, i pazienti, le pazienti, oltre a essere trattate bene con l'ipnosi, niente dolori, sanguinamenti, ma col bromuro, però si alzavano, cavolo, avevano tutto il giorno un panorama che era una cosa spettacolare, bellissimo. Ma continuiamo il giro, oh yeah. Intanto qui, solito bagnetto, sì sì, qui i piani iniziano a essere uguali a quelli di sotto. Altra camera, però queste hanno anche il bagnetto che le altre non avevano. Però il K2 non ha dato nessun segno di vita fino adesso. Camere ormai vuote. Qui sarà un bagno. Un bagno come dall'altra parte, però è diverso. Qui invece nel lavandino c'è la vasca, però è sempre un bagno. Ah, e qui finisce. Ah, e qui devo stare attento perché il pavimento qui davanti all'ascensore si imbarca un po'. E qui finisce. Ai piani di sotto andava avanti, qui invece ai piani superiori finisce qua. Quindi era anche piccolina come clinica. Allora, un paio di foto anche qua e si sale. Oh yeah! La scala tiene bene. Oh, qui è vero, c'è il terrazzo. Terrazzo, ma non solo, di qua si entra. Oh, di qua è chiuso. Grazie, ma si entra dall'esterno. Oh, spettacolo. Che panorama meraviglioso. Ecco, qui qualcuno ci dormiva, questo sicuramente. Certo che dormire in un posto così spazzaturoso. Quella è la porticina che non si riusciva a aprire. Esattamente lei. Bagnetto. Bagnetto però piastrellato di azzurro, a differenza di quelli di sotto che... Un cucinino. Oh, i motori dell'ascensore. Rotine, tiene. Naturalmente qui si sono portati dei pezzi. Wow. Questo era il motore dell'ascensore. Sì, con ancora tutti i cavi belli tirati, belli in tensione, anche perché la cabina era lì sospesa, cos'era, secondo o terzo piano, sì. Quindi vuol dire che è ancora tutto bello in tensione, che non è, che il motore non ha ceduto, anche se è tutto rugginoso. Sicuramente se lo si fa, si cerca di farlo ripartire, non ripartirebbe ormai. No, vedo se funziona. Ma non so, rugginoso così all'esterno, mi sa che è lo stesso anche all'interno, Figurati come grippa, tutto che si ingrippa. E però le manovre sono libere. Boh, tanto non c'è corrente, non possiamo provare. Vabbè, faccio qualche foto qua e torniamo giù, andiamo a vedere i sotterranei. Andiamo. Ci mancano solo quelli. Prima di scendere abbiamo visto che qui a terra è pieno di questi volantini. Casa di cura su una riviera, e ne ho già aperto uno, quello che ho trovato messo meno peggio di tutti, e si vede com'era il posto ai tempi. Com'era
Già l'ingresso era un bel parco, non foresta come adesso, ma dentro si vede, ecco, questo qui che sto inquadrando era il terrazzo dove siamo adesso, qua, proprio questo, quello che si vede di qua è quello che si vede così. Però anche le camere devono essere belle, curate bene, con anche il salotto con divani, poltrone, fiori. Deve essere bello qua. Peccato che sia tutto distrutto. Vabbè, allora adesso sì che scendiamo al piano di sotto, rientrando per di lì. Oh yeah. Eccoci tornati al piano terra, sempre alla scala, da dove si sale, ma di qua si scende anche. E quindi giù. Figuriamoci, se c'è un sotterraneo io non posso non andare, a parte che sarà roba piccola, quindi un deposito, una finestra così con dentro piastrelle. Riscaldamento, le caldaie. Sì, di cui veniva giù l'ascensore, che adesso è pieno di sopra. Questo qui probabilmente, visto no, che è l'unica roba che vedo, era lo scaldabagno generico per tutta la clinica. È la, il coso, la, l'autoclave questo? Sì, per portare l'acqua su di sopra. Fabbrica apparecchi idrotermici. Sì, tutto qua, sì, perché c'è la pompa. Capacità 1000 litri. 1000 litri, sì. E siamo in montagna, quindi... Sì, è vero, c'è la pompa. C'è la pompa, sì, sì. Le maglie di sopra. Non l'avevo vista, ero di qua dietro il muro. Sembrava uno scaldabagno. Invece e no. Tante volte assomiglia. Sì, sì, è la forma è quella, alla fine è una caldaia osservatoio. Del 1958. Del 1958, sì, però. Sì. 1958. E di qui probabilmente erano i garage per le ambulanze, perché figuriamoci se non c'erano le ambulanze. No, di qua non entravano le ambulanze, ma proprio per niente. Però probabilmente sì, erano depositi. Tutta legna sbattuta lì, ormai marcia. Sì, no, di qua di certo le ambulanze non passavano. E di qua ci sono altre stanze, vediamo. Sì, ma no, niente, era proprio ripostiglie e basta. Erano proprio solo ripostiglie questi. Anche qua nulla. Magari era questo lo scaldabagno. Questo non so. Boiler, dove vediamo. Tramite il manometro. Sì, tramite l'acqua della caldaia facevamo l'acqua calda. Ah, ecco. Quella è l'acqua fredda, questa qui è l'acqua calda. Qui c'è un tubo, forse qualche caldaia, però sembrerebbe che sia di lì. Quindi ci deve essere all'esterno. Un altro... però girare all'esterno di lì diventa... No, non è che diventa, che quella lì è la parte che o è crollato o è demolita, quindi non esiste più quella parte. E quindi abbiamo visto tutto. Qui bisogna scendere equilibristicamente. Esatto. Comune passerella. Un quadro elettrico. Porta cantina, luce cantina, bruciatore, pompe, luce cucina, trasformatore. Sì, il quadro generale. Sì, sì. Naturalmente tutto il rame asportato. Figuriamoci. Vabbè, facciamo qualche foto anche qui sotto e torniamo su a prendere il computer. Oh yeah. Ed eccoci ritornati al primo piano.
che è dove ho lasciato il computer, se non sbaglio. Infatti, non sbaglio. Eccolo qua. Sta registrando. Quindi lo fermo e andiamo via. Usciti dall'ingresso da dove eravamo entrati, ci siamo accorti che di qui al piano terra c'è quest'altra parte che non eravamo riusciti a vedere, di cui si entra, e quindi vediamo se si riesce. Sì, si riesce, non è troppo agevole, ma ce la si fa. Vediamo cosa c'è qua dentro. Lavatrici. Eh sì, questa era una lavanderia. Abbiamo scoperto cosa c'era nella parte che non abbiamo visto. Era proprio una lavanderia. Cos'è questa? Cura. Ah sì, casa di cura. Sì, è stato un tabellone. Casa di... Suna. Sì, un tabellone abbiamo messo il contrario. Casa... Beh. Vabbè, doveva essere l'insegna del posto. Ormai distrutta. Comunque adesso sì che abbiamo visto tutto. E allora... possiamo andare. Bene, abbiamo visto tutta questa clinica, adesso non mi resta che andare a casa, esaminare tutte le foto, le registrazioni audio video fatte con il computer, e quindi intanto io e Davide vi diamo appuntamento alla prossima esplorazione. Oh yeah! Ed eccomi tornato a casa. Come avete visto, durante tutta l'esplorazione il K2 non si è acceso, tranne nella ripresa subito all'inizio, perché lì ancora non avevamo spento i telefoni. Ma per tutto il resto del tempo li abbiamo tenuti spenti e avete visto che il K2 non si è mosso, non si è attivato per niente. Ho esaminato le foto, i video fatti a mano, i video fatti con la videocamera infrarossi, col microfono attaccato al computer, e... non c'è nulla, nulla di strano. Si sentono solo le nostre voci, i nostri passi, i miei di Davide quando siamo lì nei dintorni, al piano di sopra, al piano di sotto, lì allo stesso piano, ma poi non si sente più niente. Qualche macchina che passa all'esterno, qualche voce dei vicini, delle case vicine, ma nient'altro. Ecco qua. Più di un'ora e mezzo di registrazione, tutta così, senza nulla di paranormale. Quindi in questo posto, nonostante fosse una clinica dove le donne partorivano, magari è morto anche qualche neonato, può essere successo qualsiasi cosa, comunque non abbiamo trovato nulla, non ho riscontrato proprio nulla di paranormale. Però è lo stesso un posto interessante, soprattutto con i reperti storici, tipo l'incubatrice o le lavatrici d'epoca, quelle attrezzature... di una volta, che i forni sono testimonianze di oggetti che non esistono più, non si usano più, adesso è tutto più tecnologico. Da un certo punto di vista è anche meglio, eh. Però sono cose che, piuttosto che lasciarle così, secondo me andrebbero messe in un museo, in qualche museo, in esposizione, ritirate a lucido, perché appunto sono testimonianze del passato, del nostro passato. Detto questo, spero che l'esplorazione vi sia piaciuta. Continuate a seguirmi sul mio canale YouTube Two Speed Music and Travels, iscrivetevi e attivate le notifiche, iscrivetevi anche al mio gruppo su Facebook Urbex and Mystery, dove trovate tutte le coordinate di tutte le mie esplorazioni e i link ai video, e ci vediamo alla prossima esplorazione. Oh yeah!